Sabato 27 luglio sono a Modena in Piazza Grande alla manifestazione Free Nipples Day, organizzata da un gruppo di ragazze modenesi per solidarizzare con Carola Rachete. Ecco, perché i motivi di questa manifestazione? Perché quello che vorremmo ottenere, insomma, facendo piccole azioni tutti i giorni, è cercare di riuscire a far vertere il dibattito politico su tutte le cose di cui ci sono da parlare in questo momento, che non sono chi si mette il reggiseno o meno e dove, ma è parlare del disagio in cui stiamo vivendo in questo momento a livello italiano. Innanzitutto mi viene da dire che se fosse stato un uomo ovviamente non ci sarebbe stata tutta questa polemica, quindi ovviamente dobbiamo partire da qua. Era una donna e non aveva il reggiseno. Quindi in questo caso il giornale Libero si è appigliato su un dettaglio futile che non aveva importanza, perché il centro della questione era appunto un altro, ed è incredibile come a volte i social, la televisione ci fanno sempre spostare l'attenzione su dettagli che non hanno veramente importanza, quando invece bisognerebbe parlare di dignità e di vite umane. Salvini ha fatto un video in cui si è appigliato appunto a dire questa comunistella tedesca che non indossava il reggiseno. Oggi sono arrivati degli auguri di stupro a Nicoletta Nobile su Facebook. Ecco, io mi chiedo come si può nel 2019 tollerare questo, come si può tollerare questi commenti, dove sta la dignità umana? Non possiamo più stare in silenzio, quindi noi siamo qua per fare rumore, come possiamo ovviamente. Quindi la natura della manifestazione è questa. Ovviamente simbolicamente abbiamo deciso di non indossare il reggiseno come Carola faceva in procura, e ovviamente è un simbolo per solidarietà a Carola, ma anche per rivendicare i diritti e le libertà della donna, perché nel 2019 una donna deve essere libera di decidere se indossare o meno il reggiseno, mi sembra la base appunto. E che abbiamo trovato vergognosa rispetto a una figura come Carola Rachete, che in questo momento rappresenta tutt'altro e non dovrebbe essere assolutamente valutata in base a criteri di questo tipo. Certo, avete fatto una manifestazione più ironica e provocatoria, che avete insulti e minacce, ve l'aspettavate? Allora, sicuramente questa idea ha avuto una portata e una risposta che non ci aspettavamo, il che è un bene e un male. Sicuramente sì, sono arrivati parecchi insulti e parecchie minacce, che però hanno anche stimolato una riflessione ulteriore, e io penso che sia stata una riflessione positiva. Una persona, una figura politica e sociale del nostro presente debba essere valutata in base alla sua decisione molto personale e poco offensiva nei confronti di chi che sia di non indossare un reggiseno trovandosi in giudizio. Questa cosa non ha senso, è una valutazione che viene fatta rispetto a un personaggio femminile. Da quando è nata l'idea di questa manifestazione, le ragazze di Modena hanno ricevuto una serie di insulti, di commenti negativi sui social. Ecco, perché sono arrivati tutti questi commenti sui social? Ma noi ce l'aspettavamo, ci aspettavamo che accadessero queste cose. È molto più semplice diffondere odio piuttosto che mettersi a riflettere sul perché sia necessario fare determinate azioni, su quale sia il senso, sul non fermarsi sull'apparenza, sulla superficialità. È difficile andare nel profondo. Ecco, perché molti si fermano all'apparenza, alla superficialità e non vanno a fondo degli argomenti e delle questioni? Perché penso che non ci siano gli strumenti, che ormai si sia diffusa questa superficialità, ma perché sì, è il modo che è più diffuso attualmente nel pensiero pubblico, sentirsi in diritto sempre di dire quello che si pensa senza prima fermarsi e dire cosa sta succedendo, qual è la verità, in che posizione sono io, no, dire la prima cosa che capita per la testa, perché è l'esempio che subiamo tutti i giorni quotidianamente da modelli, da quelli che noi potrebbero essere i modelli. Come invece si può rispondere a, diciamo, tutti i commenti negativi che sono stati detti in questi giorni su questa iniziativa? Con la pazienza, tanta pazienza. Le nostre due colleghe Giulia e Nicoletta ci hanno chiesto di sostenerle, di aiutarle nella gestione di questa cosa, anche perché ad esempio sotto il post di Salvini su Facebook ci sono circa 20.000 commenti, e sono uno peggio dell'altro. Adesso hanno aperto una pagina su Facebook che si chiama Odiare ti costa, dove se tu segnali il link iniziano a fare querela, cioè fanno partire la querela, fanno partire tutto il processo legale o di denuncia. Questa iniziativa in particolare mi sembra importante
perché è stata organizzata da delle ragazze giovani che non c'entrano nulla con la politica, che però sanno leggere i giornali e sanno ascoltare la televisione e hanno visto una cosa ingiusta nella fattispecie quando Salvini ha attaccato personalmente la Carole, la signora della nave, la comandante dell'imbarcazione, in un fatto che non c'entrava niente con il motivo politico o di leggi o di questioni italiane. Quindi praticamente mi sento di appoggiare il movimento, diciamo, spontaneo di queste ragazze che oggi hanno fatto la manifestazione, perché gli voglio assicurare un sostegno da maschio, in quanto loro fanno una cosa giusta che cerca di rimettere a posto le storture mediatiche anche che sono saltate fuori da questa cosa, in questo inconveniente. Ecco, e perché oggi si guarda sempre di più a questi dettagli che non sono fondamentali, come appunto l'abbigliamento di Carola Rackete, diventato oggetto poi di attacchi sessisti? Ecco, perché la società guarda questi aspetti superficiali, si lancia in commenti negativi e anche sui social? Allora, i social in una certa parte spingono un po' alle invidie e anche allo sfogo, e questa è la parte negativa. Dall'altra parte abbiamo però che queste piccole fattispecie di abbigliamento, di atteggiamento, di comportamento, adesso vengono alla ribalta perché sono un sintomo di qualcosa di più grande, e proprio la sensibilità di queste ragazze ha fatto sì che loro capissero per prime che è partendo da queste piccole cose che si può poi andare a cambiare la mentalità e quindi, come diceva Falcone, anche a migliorare l'Italia in un senso più democratico.